Bentornati ragazzi, adesso andremo a vedere insieme quali servi comandi andremo a utilizzare sul nostro Goblin Run 580. Per il nostro piatto ciclico andremo a utilizzare dei servi comandi MIDI. Eccoli qua, 1, 2 e 3. Servi in alto voltaggio, AGFRC, Electronic Technology, e per la coda un servo standard sempre della stessa serie. Adesso andiamo a guardarli insieme, ne apriamo uno, andiamo a guardarne uno insieme del C. Modello A35BHL. Servo medio dedicato per il piatto ciclico. Sono servi di alta qualità, alto voltaggio, metal case, metal gear, e possono lavorare appunto da 4, 8 volt fino a 8,4. Hanno una frequenza di 1520-333 che noi appunto andremo a impostare sulla nostra unità Spirit. E li utilizzeremo a 8,4 per una velocità massima di 0,08 secondi e una coppia appunto di 16 kg. Adesso andiamo a curiosare il nostro servo standard dedicato al comando di coda. Eccolo qua, di color nero. Anche lui un servo high voltage, può lavorare da 4,8 fino a 8,4 per una frequenza di 760x560 Hz. Noi andremo a utilizzarlo a 8,4 di voltaggio per una velocità di 0,03 secondi e una coppia di 18,5 kg. E questo è il nostro servo standard che andremo a alloggiare sul nostro modello Rogue 580. Bene, non ci resta quindi che impostare da programma le nostre frequenze prima di collegare i nostri servi all'unità e poi procedere con la programmazione della nostra unità Flyberless e poi andare a provarli al campo volo. Grazie e alla prossima.